Durante i 3 mesi di vacanza svolgerai i 3 esercizi che trovi nel corso di Geostoria su Classroom. Il fitness plan di Geostoria per le vacanze prevede 3 esercizi che non potrai svolgere all'ultimo minuto il 9 settembre, ma che dovrai spalmare lungo l'arco dei 3 mesi di vacanza se parti da giugno o dei 2 mesi se inizierai da luglio. Gli esercizi riguardano sostanzialmente 2 argomenti, le origini di Roma tra leggenda e storia e la struttura della società romana delle origini. Esaminiamo il primo dei 3 esercizi, in cui dovrai analizzare gli elementi fondamentali del mito delle origini e della fondazione di Roma. Innanzitutto, prima di svolgere l'esercizio, dovrai guardare il video di 5 secondi, la storia romana, periodizzazione, e ricopiare la mappa sul quaderno. L'esercizio si articola in 2 parti, A e B. Nella parte A dovrai ricostruire la leggenda della fondazione e delle origini di Roma attraverso la visione di 3 video. Relativi ai 3 momenti in cui possono essere suddivisi gli eventi principali del mito. Per quel che riguarda il primo video, dovrai completare la tabella specificando per ciascuno dei personaggi menzionati chi è, che ruolo ha avuto nella fondazione e nelle origini di Roma. Per esempio, a proposito di Enea, potrai scrivere questo: è l'eroe troiano scampato all'incendio di Troia, al quale viene fatta risalire l'origine della stirpe che fondò Roma. Quanto agli altri 2 video, la fondazione della città e il popolamento della città, il rapimento o ratto delle Sabine, dovrai rispondere ad alcune domande in base alle informazioni contenute nei video. Come avrai modo di scoprire, la leggenda delle origini e della fondazione di Roma è il risultato della fusione di 2 nuclei leggendari, di 2 miti. Di quali miti si tratta e in che modo risultano intrecciati tra loro? Per rispondere alla domanda dovrai procedere in questo modo. Prima di tutto, riguarda le informazioni che hai ricavato dai video, dalla tabella e dai questionari. Dopodiché, dovrai selezionare opportunamente le informazioni per realizzare una mappa concettuale simile, non uguale, al modello qui proposto, arricchendola con immagini appropriate, se l'applicazione che userai lo consente. Nella mappa dovrai inserire un'altra informazione che ricaverai dalla visione del video Lara Pacis, l'altare della pace. L'informazione deve essere sostanzialmente la risposta a questa domanda. In che modo il monumentale altare della pace, voluto da Augusto alla fine del primo secolo a.C., per celebrare la pace ritrovata dopo 50 anni di guerre civili, si ricollega al mito di fondazione e delle origini di Roma? Gli elementi di collegamento sono 2. Le modalità di consegna della mappa concettuale sono sempre le stesse. Dovrai generare un file d'immagine o un PDF, dipende dall'applicazione che userai, e consegnarlo su Classroom dopo averlo nominato in questo modo: cognome, trattino basso, R, leggenda. Puoi creare la mappa anche con l'applicazione per le presentazioni di Microsoft o di Google. Anche qui, dopo aver nominato il file nello stesso modo, lo caricherai su Classroom secondo la procedura consueta.